Ciao a tutti ragazzi, sono CelloPhysis e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video di Pixar. Probabilmente l'ultimo ragazzi, perché semplicemente non c'è tanto da fare, ma soprattutto ho in mente una serie ben più grande che... Oddio, ma lì c'era la mia lucciola. Ma che ci fai in mezzo all'oceano la mia lucciola? Ecco dove caspita era finita. Posso dirgli di seguirmi? Mi sa di no. Seguimi. Ah, ci picchia. Seguimi. Ok, sì, mi sta seguendo. Ovviamente la lucciola quindi ci metterà un po' a raggiungermi. Vieni qui, cretina, dove caspita eri andata? Vieni qui. Ok, abbiamo la lucciola, perfetto. Perfetto, adesso direi che possiamo andare un po' all'esplorazione in questo episodio. Comunque, stavo dicendo che probabilmente sarà l'ultimo perché, beh, molto semplicemente ho voglia di fare una serie di Terraria e questo gioco qui, oltre che è ancora molto buggato e quindi ci sono molti bug che devono risolvere, credo proprio che lo farò più avanti, quindi lo proseguirò più avanti. Comunque andiamo un pochino all'esplorazione, voglio vedere cosa c'è qui, visto che ora abbiamo la lucciola. Mi ricordo che c'erano i maledetti cani immortali, eccoli lì, ancora ci sono, eh. Se non muoiono io scappo. Via. Fuga, 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 fuga. Via, 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 via. Via, 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 via. Via, via, via. Scappa, 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 scappa. Cretino, non ti infilare nel muro, scappa. Ok ragazzi, abbiamo scoperto che lì non ci possiamo andare. Oh guarda, questo qui dovrei riaddomesticarlo perché è morto l'ultimo, in uno dei scorsi video, quando c'è stata l'invasione degli pteranodonti. Allora, l'obiettivo di questo episodio qui era fare degli oggetti di bronzo, cioè di copper. Il problema è che c'è un castello di ghiaccio. E anche che... un altro castello di ghiaccio. E anche che sono di livello 23 e bisogna salire a livello 24. E... questa qui è una delle cose che odio di più di Pixar, che comunque c'è una cesta lì. Se io quasi quasi andassi... me la frego così? Sul serio? Ho trovato una pistola! E una roba elettrica. Sì, ma io non ho i proiettili. Fa vedere un po'. Ma che spettacolo! Questo qua qui, se non mi sbaglio, serve per addormentare la gente. Qui c'è un altro castello, vediamo se riusciamo a trovare altre chest così gratis. Ho visto che c'erano degli orsi di cristallo incredibili, eccoli qua. Se non riesco a uccidere un lupo, dubito che riuscirò anche a fare un po' di danno a sti qua. Tre castelli di ghiaccio, guarda qui che roba. E in ognuno c'è una chest gratis. Con robe che io prendo, sembrano proiettili. Ma qua c'è un boss. Incredibile. Lì c'è un lupo. Via, via, via. Idiota, muoviti. Scappa, 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 scappa. No, non all'interno! Esci da qui! C'è un lupo di ghiaccio mannaro. Per fortuna è caduto lì sotto. Come fate ad entrare se non riesci a uscire? Ok. Mamma mia, ragazzi! Che posti terrificanti! Ok, controlliamo quest'ultimo qui. Che troviamo robe random e gratis. Ok. Vediamo un po'. Un'altra arma di queste. Fa vedere un po' se riesco a usarle. 9. Oh, sì! A quanto pare si sta ricaricando con i proiettili che avevo prima. Vediamo un po' se riesco a uccidere sti qui. No, no, anzi, provo a usarla sui lupi. Suppongo di riuscire a ucciderli con un fucile. Salve ragazzi, sono tornato! Mamma mia, li disintegro! Ok, purtroppo non ho i colpi finiti perché ovviamente non li so ancora craftare, però posso ammazzare questi due qui maledetti. E visto che c'è la luce, ci posso anche vedere qualcosa. Sono salito di livello? Oddio, sì, possiamo fare le cose di copper. Perfetto, appena torniamo a casa le facciamo. Però prima voglio vedere appunto cosa c'è qui. Vediamo un po' se posso fargli i proiettili. Allora, bullet, credo. Sarà qui. Sarà qui. Sì, ma sono cose avanzatissime. Sono... sì, ma non c'è una chest, tipo. Venite fuori, lupi del cavolo. Che vi distruggo tutti, eccolo! Mamma mia, non ce n'è per nessuno. Ma questi qua danno dei lingotti. Voglio sapere dove caspita se li tenevano, se li mangiano i lupi. I lupi di metallo qui. Iron Wolf, comunque. No, non sembra che ci sia una chest. Che peccato. È tutto vuoto. Vabbè, i lupi mi hanno dato dei lingotti di metallo, però. Per il resto non c'è nulla. Uffa. Nel fortezze di ghiaccio c'è pieno di roba, qua zero.
Comunque abbiamo trovato un fucile fortissimo, eh. Che con due colpi uccide questi lupi immortali, quindi diciamo che è molto forte. Quasi quasi voglio provare a uccidere una tartaruga, non so se faccio una scemenza, probabilmente sì. Però... Muori tartaruga! Sbam! Ho finito le munizioni! Ecco! Tu non fare scemenze, non fare... È la fine. È la fine. Sono un idiota. Com'è che si fa? Passivo? Perché... No, non ti fa... Vieni qui. Ok, si è fermato per fortuna. Scappiamo! Via. Oh! Oh, caspita, stavamo per morire entrambi. A quanto pare ho finito le munizioni. E non so neanche dove sia casa mia. Dov'è casa mia? Eccola là. Quella bellissima casa riconoscibile. Che è un cubo. Ok, eccoci qua. Ah, che bello. In mezzo ai miei cari amici, gli diciamo di attaccare il mio obiettivo. Qui i dodo ancora non fanno uova. E io non riesco a entrare da qui, quindi devo usare l'altra porta. Vediamo un pochino allora. Smelter si chiama. Smelter. Serve roccia, tantissima roccia. Io odio prendere la roccia in questo gioco perché è lentissimo. Semplicemente è lentissimo. Ne da due. Perché? Ma questa cosa è un po' buggata. Ragazzi, ogni volta che rompo un blocco me ne da due. Vediamo. Anche la terra. Questo vuol dire che c'ho blocchi infiniti. Ma perché? Cioè, me ne da due, no? Io uno di quei due lo piazzo, me ne da altri due. Chissà, vabbè, comunque non mi interessa perché adesso posso fare lo smelter, che dovrebbe essere la fornace. E attenzione, la andiamo a mettere. Non so dove la posso mettere. Con lei si ruota e allora la mettiamo. Qui no. Non ci sta. Sì. Voilà. Perfetto. Allora, quindi ci metto il legname e accendo e craftiamo 16 lingotti di coppe. Vediamo un pochino se posso già fare le cose di coppe. Copper eggs e pickaxe. Sì, ragazzi. Ok. Devo prendere un paio di questi. Com'è che si fa? Non tutti. Allora, 6 mite. Come caspita si fa? Vabbè, li mettiamo qui. Ma no! No! Ragazzi, sapete che casino ho dovuto fare per trovare il copper? Tantissimi, 2 o 3 episodi fa. Ed era esattamente sotto casa mia. Ma che sfiga! Vabbè, almeno lo posso scavare da lì direttamente. Comunque, ho scoperto che bisogna fare la workbench per la quale serve la clay. Ottimo, direi, ma non so dove si trova la clay. Si troverà nei fiumi, suppongo. Ah, no, è vero, adesso mi ricordo, la clay si fa in un modo stupido. Ovvero, eccola qui, vedete? Oltre che me ne dà sempre il doppio per il motivo sconosciuto che diciamo che è il bug. Mettendo aiuto, ecco. Dell'aiuto della terra sopra dell'acqua. Che è un po' strano, però va bene. No, questo è il fucile. Esatto, questa è la terra, vedete? Così possiamo piazzare le cose. Comunque, ora entrando da questa porta qui, possiamo fare la workbench, giusto? Esatto, ragazzi. Vediamo un po' dov'è. Eccola qui. E con questa qui, che piazzichiamo da qualche parte. Qui. Ok. Se noi inseriamo il copper e... No, allora, tool, copper. Ok, si fanno così, in modo diverso di arc normale. Comunque, abbiamo finalmente l'ascia e il piccone di copper, ragazzi. Sì. Era il mio obiettivo per questo gioco, ve lo posso dire adesso. Il mio obiettivo per questo gioco era ottenere questi utensili qui, perché effettivamente non c'è tanto altro da fare. Cioè, ci sono tanti animali da addomesticare, guardate come si prende rapidamente la pietra, è una cosa pazzesca. Prima ci volevano 6 picconate per ognuno, qui invece uno e due. Ma mi sembra un sogno. Comunque il copper che era sotto casa mia era uno. Basta, tutto qui. Comunque ragazzi, direi che per oggi è tutto. Abbiamo fatto un po' di esplorazione, abbiamo fatto gli utensili in copper. Quindi, come vi ho già detto, se arriviamo a 1300 iscritti, quando ci arriviamo, farò assolutamente una serie su Terraria.
E direi di mettere a cuocere l'altro copper perché magari si faccia una bella armatura. E noi ci vediamo nel prossimo video che quasi sicuramente, sicuramente diciamo a questo punto, sarà l'ultimo nel quale o facciamo un'esplorazione o magari addomestichiamo qualche essere. Comunque, ciao e al prossimo video. Ciao a tutti.